Live dalla sala stampa dello stadio Alfredo Viviani per il pregara di Potenza Picerno. La parola ai colleghi. Mister, buongiorno. Buongiorno. Una di tante finali da qui alla fine del campionato, altre 7 partite, sono tutte importanti. Per alcuni questa partita viene definita derby, per altri no, ma rimane comunque una tappa fondamentale. Giocarsela qui al Viviani sarà importante. Come arriva la squadra dopo comunque la buonissima prestazione di Catania ad affrontare Picenna? Come arriva? Spero bene, spero abbiamo lavorato tanto e bene questa settimana, però sappiamo che ogni volta che poi dobbiamo fare quel passettino in più purtroppo non ci riusciamo, quindi non so che dirti. Io spero, mi auguro che la prestazione di Catania abbia fatto capire che comunque possiamo giocarcela con tutti, a prescindere dal loro nome. Sappiamo che il Picerno sta facendo un ottimo campionato, sappiamo che è un derby, sappiamo che dobbiamo anche dare risposte alla piazza, che purtroppo a volte ci siamo riusciti, a volte no. E quindi abbiamo la possibilità di dimostrare un qualcosa di importante. Con una partita, secondo me, capisci se dovremmo soffrire fino alla fine o se magari potremmo giocare spensierati le partite che rimarranno. Ciao mister, buongiorno. Buongiorno. Hai studiato il Picerno, ovviamente. Noi abbiamo negli occhi, purtroppo per noi, una cattivissima gara di andata nella quale poi ci furono anche degli screzi abbastanza grossi con l'allenatore di allora, perché non adattò il suo schieramento alle caratteristiche molto evidenti del Picerno. In primis sulla difesa schierò 3 marcantoni contro 3 brevi linee, ci hanno letteralmente asfaltato in 29 minuti. Hai studiato il Picerno, come si può battere? L'avrai visto sicuramente quando ha giocato bene qua e in questo periodo di appannamento per i tanti infortuni. Come si può battere secondo te? Serve la prestazione di squadra, serve la determinazione, serve gli inserimenti dei centrocampisti, piuttosto che sarà una di quelle partite bloccate che si deciderà alla fine su un episodio? Ma con loro non credo che sia una partita che si può definire che possa essere bloccata e decisa da un episodio, perché guardandoli e guardando il campionato che hanno fatto è una squadra che soprattutto i primi minuti riesce a far gol e poi gli va tutto in discesa. Quindi quello che dovremmo fare noi credo che ripetere quelle buone prestazioni che siamo comunque riusciti a fare. Secondo me Catania potevamo fare molto di più, come ho detto, perché una squadra che a Catania riesce a fare 5, 6, 7 palle gol importanti deve far gol, quindi da lì dobbiamo migliorare. Secondo me ultimamente abbiamo, come prestazioni di squadra, abbiamo fatto comunque una buona prestazione, ma adesso ci manca quello step in più, quello di creare occasione e di far gol, perché sotto l'aspetto della determinazione le ultime partite secondo me la squadra ha fatto comunque ha dato delle buone risposte. Lunedì ci deve essere la risposta finale, ci deve essere sì una finale, ma deve farci ci deve dare quello stimolo in più per, come ho detto prima, di fare le ultime partite magari anche spensierati, che credo che questa squadra quando è spensierata riesce a fare ottime partite. È un paradosso, ma secondo me domenica abbiamo fatto bene anche per quello che ci è successo poi al Pullman, che sembrava un po' paradossale, però ha levato quella spensieratezza, quella paura, quella insicurezza che magari potevamo avere in una gara comunque delicata come poteva essere quella di Catania. Quindi ora come ora, secondo me, venendo da un buon risultato, dobbiamo, è meglio non dirla quella parola di continuità, però bisogna dare una risposta importante a quello che siamo. Buongiorno mister. Buongiorno. Francesco Menon, la Città Potenza. Le condizioni di Asensio e Schiattarella e poi il Picerno in questa partita, 2 risultati su 3 sostanzialmente, se per il Potenza può essere un vantaggio
o uno svantaggio in una gara del genere? Ma purtroppo Asensio ancora è fuori, sta riprendendo ad allenarsi, però ancora gli ci vorrà un po' di tempo. Schiattarella idem, ancora un piccolo fastidio, quindi è da valutare giorno per dopo giorno. Ma io non sono dell'idea che se fossi l'allenatore del Picerno mi basterebbero 2 risultati su 3. Cioè loro secondo me giocheranno per vincere, come è giusto che sia, perché la classifica parla chiaro, hanno bisogno anche loro di punti. C'è chi ha bisogno di punti per fare qualcosa di importante, c'è chi ha bisogno di punti poi per magari lottare fino alla fine. Quindi non credo che il Picerno giochi per 2 risultati. Credo soltanto che entrambe le squadre hanno bisogno di punti per proseguire il loro percorso e seguire gli obiettivi che si hanno. Mister, buongiorno. Buongiorno. Rocco Nigro, Cronache Lucane. A parte la buona prestazione di Catania, un appunto, io ho notato, forse mi sbaglio, i due esterni un po' bloccati, era dovuto a una scelta tecnica oppure voglio dire, perché diciamo non riuscivano a spingere più di tanto in avanti? Questo è un fatto che a me fa un po' arrabbiare, perché a me piace giocare a calcio e non ho mai chiesto né agli esterni né agli interni di essere bloccati. Ho soltanto detto che devono arrivare dentro l'area, ma poi si deve correre dietro, come è giusto che sia. E quindi a volte, analizzando anche le partite che facciamo, noi riempiamo poco l'area, abbiamo soltanto 1/2 attaccanti, ma è troppo poco per far gol. Però poi quelle poche volte che ci arriviamo, come domenica Castorani a Catania, però bisogna far gol in quelle situazioni. Quindi purtroppo a volte non so se è per una forma fisica, per aver paura di osare un pochino di più se si è bloccati. Però quello a me mi manda fuori testa, perché non è che non sono un allenatore che gli piace difendere. A me piace il bel calcio, a me piace quando la squadra riesce ad arrivare con più persone dentro l'area, ma al tempo stesso poi i ragazzi devono sapere che quando tu arrivi in area e non la prendi, poi devi tornare indietro. Quindi no, ma più che giusta è un dato di fatto, perché chi guarda le partite a volte vede solo poche persone in area, ma non è dovuto a una richiesta, perché secondo me, a prescindere dal sistema di gioco, se vuoi far gol devi portare degli uomini dentro l'area. Quindi è quello, su quello io mi arrabbio, perché io voglio che i miei giocatori si prendano il desiderio, si prendano la voglia, la determinazione per voler far gol, perché soltanto così poi, quando ti capita, riuscirai a far gol. Spero di averti risposto. Buongiorno mister. Buongiorno. Allora, io mi trovi d'accordo su sto fatto, però diciamo che a Catania nel primo tempo è stata forse una scelta della squadra. Tu non sei stato contento di come è stato l'atteggiamento nel primo tempo, ma diciamo che è stata una scelta della squadra per paura di prendere un gol e di non riuscire a rimanere. E tutto sommato, io avendo visto ieri sera Catania Cerignola, il primo tempo il Catania ha giocato con una velocità impressionante rispetto al primo tempo nostro, in cui anche per merito del Potenza non ha potuto fare quel tipo di gioco veloce. È vero, non ha segnato il primo tempo, ma ha fatto moltissime azioni che contro di noi è stato incapace di fare. Poi nella ripresa gli esterni hanno dato più, diciamo, gioco in penetrazione offensiva, e quindi le occasioni sono fioccate. Io credo che domani, lunedì, col Picerno, la vittoria si possa conquistare a centrocampo, secondo me, perché con il nostro centrocampo attuale, che ho visto molto bene a Catania, perché hanno giocato di squadra, nel senso che ho visto molte volte Castorani e Saporiti anche lo stesso andare ad aiutare i compagni degli esterni quando si trovavano in difficoltà. Questo è stato un fatto positivo, e contro un Picerno che gioca con 2 centrocampisti di ruolo, non ce n'ha più, Vitarresi e Gallo, che sono sicuramente bravi. Vitarresi un po' non è bravo, però non avendo giocato molto nel girone di andata ha una autonomia molto ridotta. E su quel a centrocampo, con una prestazione di aggressività fisica che si può portare la partita in favore
del Potenza. Questo me lo auguro tanto. Allora, mi fa ridere perché oggi ho detto ai ragazzi proprio questo, che io ho visto un Catania diverso, perché ieri ho visto la partita. Ho visto mezz'ora fatta del Catania che andavano veramente forti. E io ho fatto capire che il merito perché andavano un po' più piano sono stati i ragazzi, anche se il primo tempo magari ci sono state poche situazioni, però quando vai in uno stadio come Catania davanti a 15.000 persone, un Catania che ha bisogno comunque di ritrovarsi, è anche difficile per la squadra che è avversaria come il Potenza, che ha avuto difficoltà andare lì e fare quel tipo di partita. Quindi secondo me il primo tempo è stato anche fatto meglio del secondo, perché l'abbiamo contenuti, non abbiamo rischiato nulla. Il secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni, ma le hanno avuto anche loro. Quindi a me fa ridere questo, perché io ho detto proprio questo ai ragazzi. Ho detto guardate che quello che avete fatto a Catania è perché è merito vostro. Perché io ieri ho analizzato la partita del Cerignola e il Cerignola al primo tempo comunque ha avuto delle difficoltà. Poi ha fatto un grandissimo secondo tempo. Però è normale che un Catania così in difficoltà alla lunga può, se non sblocca il risultato, può pagare. E per quanto riguarda la partita di lunedì, loro è una squadra che ti concede tantissimo, però è pur vero che è una squadra che ti fa male, ma tanto male. Quindi noi dovremmo essere bravi a fare quel tipo di prestazione che perfetta. Lunedì dobbiamo essere perfetti, sia sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto delle situazioni, sotto l'aspetto del cinismo. Cioè, contro queste squadre che fanno un campionato del genere devi essere cinico alla prima occasione di far gol, alla prima palla devi prenderla te, devi fare quella prestazione perfetta, ma tutto parte dalla prestazione. Se fai prestazioni con questi tipi di squadre secondo me poi il risultato può venire. Ultima domanda prima di liberare il mister. Anche perché aggiungiamo che di fronte c'è una big del campionato, 54 punti, terzo posto, miglior attacco, seconda miglior difesa, quindi da affrontare credo proprio a livello di determinazione come fosse il Benevento, come fosse l'Avellino, come se di fronte avessimo la Casertana, insomma non è sicuramente una meteora di questo campionato, quindi sarà fondamentale l'atteggiamento. È inutile la curiosità era da ex giocatore quanto può pesare sulla atteggiamento il fatto di giocare dopo tutti quanti gli altri, sapendo i risultati di tutti quanti gli altri. Domani c'è Monopoli Turris, la Virtus Francavilla va a Casertana, il Sorrento va a Taranto, insomma può pesare psicologicamente magari il fatto che se le altre fanno risultato devi fare il risultato per forza? No, perché ci sei risposto solo adesso, noi dobbiamo comunque fare risultato, a prescindere da quello che faranno le altre, per arrivare a una quota, non dico di salvezza sicura, ma una quota che poi ti permetta di essere tranquillo. Quindi da ex giocatore ti dico che quando si giocava dopo tutte le altre poteva essere un bene o un male, ma se tu sei concentrato alla partita poi tutto quello che c'è di contorno passa tutto in secondo piano, perché prima di tutto devi pensare a te stesso. Se tu in queste partite dovessi riuscire a fare 2, 3, 4 vittorie, gli altri possono fare pure, possono anche vincere, non conta nulla. Quindi in questo momento noi dobbiamo concentrarci su di noi, sappiamo che sarà una partita difficilissima perché giochiamo appunto contro una squadra importante di quest'anno, ma sappiamo benissimo che come è andata a finire l'andata, i ragazzi sanno che devono riscattarsi anche per quello che è successo all'andata. Quindi conta sì la classifica, ma conta quello che poi è successo all'andata, che purtroppo da quello che ho saputo non è stata una bella partita. Quindi secondo me è come se uno dovesse restituire il favore a loro. Dipende da noi, dipende dalla prestazione, però sotto quel punto di vista i ragazzi sono consci che lunedì è veramente una partita molto 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 importante. La conferenza pre-Potenza Picerno termina qui, ringraziamo mister Marchionni, i colleghi presenti e tutti coloro che ci hanno seguito tramite il media partner La Nuova TV. Grazie a voi.